Guardisti, box del Team Cozzi, Giuseppe Donati, la mia spina nel fianco. Quest'uomo nella QX4, se non mi sbaglia qualche salto che si devasta, per esempio a Castellarano, non sono mai riuscito a mettermelo dietro. Anzi, mi doppia. Il trucco sembra essere questo cappio meccanico, l'Alex che gli prepara il motore. Non so più cosa fare, gli dovrei sparare. Per Diana. Ale, come posso fare a stare davanti a questo pilota? Il gran Beppe qui, come vedete dal cappello brizzolato, ne ha tanta di esperienza e il gas ce lo dà anche lui. Non molla mai. Non molla mai, soprattutto quello. E quindi è una soddisfazione averlo con noi nel team, perché ce la mette tutta anche lui come tutti gli altri. E insieme a Maurizio Bianchi della sua categoria, e veramente è una soddisfazione anche per noi. Oggi ho avuto un problemino perché si è tranciato un bullone dell'ammortizzatore, e sono cose che capitano ogni tanto, purtroppo c'è anche la sfiga di mezzo, e abbiamo provveduto a metterglielo subito dentro, e è entrato dentro e ha fatto quello che ha potuto, e poi diciamo che il resto com'è andato, Beppe? Bene, benissimo, dai. Sempre bene. Ricordiamo che Donati ha avuto veramente oggi un weekend duro, e non ha mollato, è sempre stato presente alla partenza sia di gara 1 sia di gara 2, e in pista veramente anche lui da manciate di gas, infatti i mezzi li spacca per salti eccessivi. Ricordiamo che Giuseppe Donati ha anche un salto a Castellarano che è stato dato col suo nome, perché praticamente non ha fatto un doppio ma ha tentato un raccordo con un quadruplo. È un'evoluzione, un'evoluzione. È andato su 8 metri l'anno scorso Donati a Castellarano. Ma lui gli piace saltare, e lo si vede anche in pista, che lo fa, gli si vede il sorriso attraverso il casco. Era sempre un pilota correttissimo, sì, sia prima entrata a pista sia durante la pista. E quando daremo la scarenata a Maurizio Bianchi? Perché poi chiediamo sempre a Mattia Torraco quando scareneranno Nicola Montalbini. Adesso giustamente chiediamo a Donati quando scarenerà con cattiveria Maurizio Bianchi. Diciamo che queste cose qua non si dicono. Penso che non succederanno mai, perché comunque si vogliono bene, si rispettano, ma insomma. E Giuliano Cozzi taglierebbe le gomme tutte e due in un attimo. Qualche ruota a ruota ci sta, diciamo, senza cattiveria, un po' puliti. Insomma, succede anche a Valentino Rossi e a Simoncelli, che ogni tanto qualcuno intralcia l'altro e si cade. Potrebbe succedere anche a loro, speriamo di no, però comunque si vogliono bene, si abbracciano perché sono dello stesso team, ma soprattutto perché c'è grande rispetto tra di loro, perché sono piloti veramente umani e onesti, ecco. Oltre a dare del grande gas, ce la mettono tutta e si rispettano. L'importante è il rispetto, ragazzi. Questa cosa è importante. Giuseppe, due paroline sulla gara di oggi, dai. Ho tribulato tanto. Risultato, sei contento? I salti, la pista? Sì, con il quello team che ho tribulato sono contento. Allora, a posto così. Grazie. Donati, un salutone. Grazie. Ciao. A te, Alex. Ciao.